Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Migliaia di euro utilizzati per acquistare droga anziché per aiutare i fedeli, per aiutare i fedeli poveri, è quanto emerge dall'inchiesta su Don Spagnesi, parroco arrestato dalla polizia nei giorni scorsi, con pesanti ombre sul comportamento tenuto dalla diocesi. Ma sentiamo Claudio Vannacci. Sono almeno 50.000, ma potrebbero arrivare anche al doppio gli euro spariti dalle casse della parrocchia dell'Annunciazione alla Castellina, a Prato, amministrata fino all'inizio di settembre da Don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato ieri con l'accusa di aver spacciato cocaina e GBL durante festini a Luce Rossa che organizzava con Alessio Regina, l'uomo al quale era legato sentimentalmente e anche lui finito agli arresti domiciliari. Ma ci sarebbero altre migliaia di euro che il sacerdote si è fatto consegnare dai parrocchiani al di fuori dei canali ufficiali, in particolare dopo la scelta del vescovo ad aprile di togliergli la firma sui conti correnti della parrocchia, decisione presa quando era stato chiaro che il parroco aveva gravi problemi di tossicodipendenza e dopo che i contabili della diocesi avevano evidenziato i prelievi quasi giornalieri ad un ritmo che avrebbe portato entro la fine dell'anno ad azzerare completamente il conto corrente. Proprio da allora, chiusi i rubinetti per così dire ufficiali, Don Francesco avrebbe iniziato un'attività di continue pressioni e richieste sui suoi parrocchiani, anche attraverso chat WhatsApp create proprio per questo scopo. Le richieste erano motivate dagli aiuti da dare a famiglie in difficoltà, la stessa scusa usata con i vertici della diocesi per spiegare gli ammanchi, e non pochi in piena buona fede hanno finito per credere alle parole del prete, donando migliaia di euro che, secondo le accuse, invece che alle famiglie povere, sarebbero finiti nelle mani degli spacciatori. Appare quindi davvero difficile spiegare la scelta della diocesi di non fermare già ad aprile il sacerdote, togliendolo dalla parrocchia e mettendo in guardia i fedeli dal rischio di consegnargli denaro contante. E stamani siamo andati alla Castellina a raccogliere le voci dei parrocchiani e di chi vive o lavora in questa zona della città. In pochi hanno accettato di parlare. Domenica prossima potrebbe essere proprio il vescovo Monsignor Giovanni Nerbini a ufficiare la messa delle 11:15 alla chiesa dell'Annunciazione alla Castellina, finita nell'occhio del ciclone per l'arresto di Don Francesco Spagnesi, fino a pochi giorni prima parroco della zona. Un segno di attenzione per una comunità sconvolta dai fatti di cronaca che l'hanno vista protagonista e desiderosa di risposte, soprattutto sulla mancata condivisione dei problemi che hanno travolto Don Spagnesi e sulla scelta di lasciarlo al suo posto, nonostante ormai fosse noto il suo problema di tossicodipendenza e gli ammanchi dai conti. Non sarà facile per il vescovo ricucire questa enorme ferita. I parrocchiani si sentono traditi. Non aver saputo ciò che stava accadendo li ha portati ad assecondare le richieste di denaro che Don Spagnesi rivolgeva loro per aiutare i poveri, soldi che invece servivano per comprare la droga. Oggi in pochi vogliono parlare, soprattutto davanti alla telecamera, e il nervosismo è più che evidente. Siamo stati male, non solo io che sono anziana. Io addirittura ieri sentivo dei ragazzini lì di fronte a casa mia e la strada dicevano è uno schifo. E quindi quando si sente anche dei ragazzini dire è uno schifo, addirittura mia nonna andava a portargli le offerte a casa, diceva papà, vuoi lasciare qualche soldo ai preti, poveretto. E ora dice, è là che non si può neanche alzare, ha capito? Una persona anziana specialmente ci resta male. Beh, sembrava una persona normale, abbastanza seria più che altro. Sono rimasto stupito anch'io. Sono stupito leggendo la notizia, anzi, da credente, sinceramente anche molto colpito. Parliamo di Covid. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 53 contagi da Covid. Purtroppo per il secondo giorno consecutivo viene segnalata una vittima che porta a 621 il totale dei pratesi morti da inizio pandemia dopo essere stati infettati. Si tratta di un uomo di 68 anni che era ricoverato a Villa Olivella a Firenze. Tornando ai contagi, resta quindi molto alta l'incidenza di casi nella provincia pratese, che è una delle più colpite d'Italia. Intanto a Prato sono ricoverati 64 pazienti Covid al Santo Stefano, 8 dei quali in terapia intensiva e 19 al centro Pegaso. Due terzi di loro sono cittadini stranieri.
Volevano entrare a Luna Park di Viale Marconi senza il Green Pass, ma sono stati notati da una pattuglia della Polizia Municipale mentre tentavano di introdursi da un punto non sorvegliato, lontano dall'ingresso. Dopo un breve appostamento, la pattuglia ha accerchiato il gruppo di giovani che appunto voleva eludere i controlli del Green Pass. Sono state così identificate e sanzionate 26 persone, la multa per ognuno è di 400 euro, la posizione di 3 giovani ancora al vaglio della municipale in quanto alla richiesta delle generalità e del Green Pass hanno mostrato agli agenti certificazioni che sono poi risultate essere di altri soggetti. Proseguiamo con la cronaca, con l'arresto dei carabinieri di Prato di una banda di rapinatori che aveva sequestrato e rapinato 2 connazionali che avevano un'attività di massaggio abusiva. Sentiamo. Hanno sequestrato e rapinato 2 massaggiatrici cinesi a cui hanno portato via 6.000 euro in contanti e 17.000 yuan versati su un conto cinese, ma l'immediata denuncia e gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di chiudere velocemente il cerchio. A finire in manette 3 rapinatori cinesi di 23, 30 e 47 anni pregiudicati e disoccupati. Tutti e 3 sono rinchiusi nel carcere della Dogaia, 2 su ordinanza di custodia emessa dal GIP Francesco Pallini su richiesta del sostituto Valentina Cosci, 1 in stato di fermo di polizia giudiziaria. Modus operandi particolarmente efferato e cruento che hanno posto in essere, quindi pericolosi per i loro stessi connazionali qui a Prato. I fatti risalgono al 22 luglio scorso quando i 3 sono entrati da clienti nel centro massaggi che le 2 connazionali di 46 e 48 anni avevano allestito abusivamente nella propria abitazione in via Filicaia. Una volta dentro le hanno immobilizzate con nastro adesivo e filo elettrico e sotto la minaccia di una mannaia si sono fatti consegnare il denaro. Rimaste sole, le 2 si sono liberate e hanno chiesto aiuto. Dimesse dall'ospedale con 10 giorni di prognosi, le 2 hanno deciso di raccontare tutto ai carabinieri. E questo ci ha consentito sicuramente di poter svolgere l'indagine in immediatezza e giungere all'individuazione dei 3 autori del fatto. Le indagini, che si sono avvalse anche di immagini di videosorveglianza e di accertamenti bancari, hanno permesso di rintracciare velocemente 2 dei 3 banditi riconosciuti dalle vittime. Il terzo è stato trovato nell'abitazione di uno dei 2 quando lunedì mattina i carabinieri si sono presentati per eseguire le ordinanze di custodia in carcere. E guarda caso, era vestito proprio come il giorno della rapina. Sempre i carabinieri, nascondeva la droga nelle confezioni dei cereali e dei biscotti da colazione, stoccata in una stanza presa in affitto da un connazionale al soccorso. Il cinese arrestato ieri sera dai militari del nucleo investigativo dei carabinieri di Prato, ingente il quantitativo di droga scoperto e sequestrato, 270 grammi di cocaina e oltre 1 chilo di sciabbo. L'uomo, 35 anni, pregiudicato per reati specifici, era da tempo seguito dai carabinieri. Ieri, in seguito a una cessione, è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Da un mazzo di chiavi di cui era in possesso è stato possibile arrivare all'appartamento in via Ferrara dove l'uomo aveva subaffittato una stanza. È qui che i carabinieri hanno trovato lo stupefacente nelle confezioni dei prodotti da colazione. Tutto il materiale per il confezionamento è 1.100 euro in contanti. Secondo i carabinieri la droga avrebbe fruttato circa 95.000 euro. Cambiamo argomento e parliamo del primo giorno di scuola. Oggi per tantissimi studenti anche a Prato è un rientro in classe tra emozione, paura e tanta voglia di normalità. Alessandra Grati. Primo giorno di scuola fra emozione, paura e voglia di incontrare vecchi e nuovi compagni. Ingressi scaglionati in molte scuole, controllo del Green Pass e lezioni all'aperto. Dalle materne alle superiori le scuole tornano a riempirsi di suoni e voci. Alla media Leonetto Tintori le lezioni per le prime sono iniziate alle 9 ed a accogliere gli alunni anche il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Ilaria Santi che hanno inaugurato 2 nuove aule prefabbricate. La cosa che ci interessa è che i ragazzi vadano a scuola, che i ragazzi abbiano un anno scolastico tranquillo, che possano vivere quello che abbiamo vissuto tutti noi durante i nostri anni scolastici. Certo, sì, ci sarà ancora da portare la mascherina, ma speriamo sia questa l'unica limitazione. Spazi che permettono di tornare a scuola in sicurezza. Non avremo i gruppi fluidi che tanto preoccupavano i nostri genitori. Gli alunni saranno accolti ognuno all'interno delle proprie aule. Rientro anche per gli alunni delle superiori con tanta voglia di impegnarsi. Noi siamo in quinta e
importantissimo per noi tornare a scuola, è un sollievo per noi tornare a scuola, anche se magari alcuni non lo direbbero. E Alda Gomari è stato il primo giorno di scuola anche per la nuova dirigente scolastica, Claudia Del Pace. Ad inaugurare l'anno scolastico delle superiori, il presidente della provincia. Abbiamo incontrato le prime, abbiamo augurato loro sia di ritorno davvero alla normalità. E è possibile grazie al lavoro che abbiamo fatto tutti insieme negli anni scorsi per fronteggiare il Covid con discreti successi, con un'arma in più che abbiamo quest'anno a disposizione, che è la vaccinazione. Non sono mancate però le proteste, quella dell'IVI, quella all'Istituto Brunelleschi e poi alle scuole medie fermi per lo sciopero dei custodi. Ancora grati. Inizio dell'anno scolastico per molti, ma non per tutti. Gli studenti della media fermi questa mattina non hanno potuto entrare in classe per uno sciopero del personale ATA e quindi sono stati rimandati a casa perché la scuola non è stata aperta. Niente lezioni, ma per scelta, anche per gli studenti della terza L linguistico dell'IVI, che hanno protestato contro la preside Maria Grazia Ciambellotti, che li ha destinati per il secondo anno consecutivo alla succursale del Rodarino. Non voglio stare a Rodarino perché inizialmente in prima ci avevano promesso che ci saremmo stati solo un anno e quindi andarci in terza non è proprio una cosa che ci meritiamo, e in più anche il problema con i laboratori, che in terza dovremmo iniziarli, però sarà un grandissimo problema perché saranno itineranti. Che qui ci abbiamo tutti il resto dei compagni, le altre classi, si può socializzare di più, è tutta un'altra cosa. È anche più comodo per quanto riguarda i trasporti, perché qui appunto passa la LAN blu, quindi è più organizzato, ecco, per quanto riguarda i trasporti. Anche al liceo artistico Brunelleschi il problema è la dislocazione delle classi su diverse sedi. Una è stata assegnata in via delle Fonti, succursale dell'IVI, creando la protesta di insegnanti e alunni che hanno deciso di trasformare l'auditorium in una classe e di non trasferirsi a Prato. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.